Amici sportivi, tifosi dell'Atletico Catania, siete collegati con il Vincenzo Presti di Gela, dove l'Atletico Catania e il Macchitella di Gela sono appena scese in campo per dare vita alla terza giornata di ritorno del campionato di promozione Girone D, 18ª giornata nel complesso generale. Andiamo subito a leggere le formazioni. Questi sono i padroni di casa del Macchitella Gela, che si schierano con Incardona, Tuveri, Vecchio, Giudice, Zuppardo, Amato, Faraci, Cinici, Casabana, Scuderi e San Martino. In panchina Squadrito, Spampinato, Maniglia, Faracio, Cirignotta, Dalpiva e Cirignotta Virgilio, quindi due fratelli Cirignotta, nel roster del Macchitella Gela, che si schiera con la maglia bianco-rossa a strisce verticali. In maglia rosso-blu a strisce verticali si schierano Tabascio, San Filippo, Marguglio, Tummiolo, La Marca, Sempre Vivo, Divenuto, Pistone, D'Urso, Concialdi, Ventura. In panchina, insieme al tecnico Prodo, si siedono Nocilla, Scaglione, Spartà, Rosignoli, Di Stefano, Minutola e Randis. L'Atletico, per continuare la serie positiva, il Macchitella, per recuperare dalla sconfitta nella stracittadina contro i più titolati cugini del Gela. E sono questi i motivi di questa gara. Il Macchitella si schiera con questo 4-4-2, con è più un 4-5-1 con Scudera unica punta, supportato da Casabona e poi da un folto e nutrito reparto di centrocampo. L'Atletico Catania invece si schiera con il solito 4-2-3-1, con il ritorno al primo minuto di Ventura, che era mancato nella gara con il Belvedere Gera. Eccola qui la disposizione tattica degli uomini di Damiano Prodo, che mette la cernia di centrocampo in campo con Tummiolo e Pistone. E poi c'è questa novità che vedete in porta: Tabascio, portiere tesserato praticamente l'ultimo giorno, portiere svincolato di origine palermitana, ha giocato in eccellenza nel girone palermitano, quindi nell'altro versante con l'Arenella, poi diverse squadre di eccellenza e promozione in cui ha militato. Tabascio gioca perché Farò è vittima di un risentimento muscolare che lo terrà lontano dal campo per almeno 2 settimane. Nocilla, anche se siede in panchina, ancora è vittima della rottura di un dito della mano, per cui sta recuperando, siede in panchina, ma non ha chiaramente la condizione più mentale che fisica per poter giocare 90 minuti, che stanno per prendere in via con il padrone di casa, che batteranno il calcio d'inizio. Dicevamo, nello precedente turno il Macchitella Gela è stato sconfitto dal Gela per 2-0. L'Atletico Catania invece ha seppellito il Belvedere sotto la coltre di 4 reti. È partita la gara, che si gioca su quel terreno. Il Vincenzo Presti, che prima della sosta di campionato, subito dopo la riapertura della finestra di mercato, aveva visto iniziare l'Atletico Catania il nuovo ciclo con la vittoria contro l'Atletico Gela, che di fatto ha sancito l'inizio di questo filotto di partite positive. Sono 3 vittorie consecutive per la squadra di Damiano Prodo. C'è già un calcio di punizione sulla tre quarti difensiva del Macchitella Gela. Si incarica della battuta Tummiolo, il professore del centrocampo atletista, che reclama la distanza. Vedremo adesso come deciderà di giocare. Si avvicina anche Ventura, ma è Tummiolo sulla palla, sistema ancora il pallone il centrocampista originario di Sciacca, per lui addirittura 3 partite in Serie A nelle fila del Messina. Quindi vedremo, il pallone viene servito a Marguglio, supera un avversario Marguglio, il vertice dell'area di rigore, il cross viene rimpallato e allontanato dalla difesa del Macchitella Gela, ma la palla è sempre tra i piedi dei giocatori dell'Atletico, manovrata dalla Marca, che allarga per Concialdi. Il Maradona dell'Etna cerca di superare un avversario, non ci riesce, ma si accontenta di una rimessa laterale che San Filippo si appresta a battere. Motivi importanti questa partita ne ha sicuramente tanti. Il Macchitella, che naviga nella zona di classifica
che è appena sopra la quota play-out, deve cercare di restare fuori. Intanto c'è questa buona è però già uscita la palla, questa buona azione da parte di Scudera, che poi è il faro un po' della squadra del Macchitella, che invece si basa molto sul vivaio. San Filippo cerca D'Urso, scambio con Cialdi, che però viene anticipato da Iudice, che allunga per Scudera. Attenzione, c'è la ripartenza dei padroni di casa. Scudera, c'è la marca che lo controlla. Attenzione, Scudera entra in aria, il cross, Tabascio è sicuro nel suo primo intervento in maglia atletista. Questo ragazzo che è stato catapultato praticamente all'interno di questa situazione. C'è il pallone ancora vivo al centrocampo, Tumiolo lo addomestica e lo serve indietro alla volta di la marca che allarga per San Filippo. Errato il controllo di San Filippo, attenzione, può ripartire il Macchitella, è la seconda volta che viene questo, il traversone viene fatto, viene preso da Tabascio, viene anticipato il difensore, l'attaccante del Macchitella. Intanto c'è Tumiolo per Ventura, ma Ventura viene falciato alle spalle, quindi anzi è divenuto, quindi ci sarà un calcio di punizione per l'Atletico Catania. È stato battuto, la palla alla ricerca di Concialdi, allora rimbalza a terra, vediamo cosa si inventa Piero Concialdi, si libera di un avversario ma forse ha commesso fallo secondo l'arbitro, no, si è portato il pallone oltre la linea laterale, per cui il Macchitella riprende con questa rimessa dal fondo, che però non viene battuta correttamente, quindi ci sarà il cambio palla. La palla resta lì, non riesce a ancora fermo il gioco. Questo è un calcio di punizione in favore del Macchitella Gela, che nelle ultime giornate ha avuto un po' un calendario difficile, avendo giocato sia con il Gela che con la Leonzio, riportando due sconfitte, ma ha battuto il Città di Catania per 3-2. Intanto parte il traversone, viene anticipato dalla marca, Tumiolo controlla la palla, allontana, alza questo campanile, c'è Divenuto che controlla e poi viene messo a terra, quindi calcio di punizione per l'Atletico Catania. Dicevamo, nelle ultime tre giornate solo tre punti per il Macchitella, poi due sconfitte, entrambe casalinghe, anche se quella col Gela per ordine di calendario serviva come partita fuori casa. Intanto c'è Divenuto che crossa questo pallone in mezzo, è troppo debole, viene anticipato dal difensore del Macchitella, poi in qualche modo il Macchitella riesce ad allontanare il pallone, che viene fatto preda di Casabona, che allarga per Cinici, che porta avanti, attenzione il pallone alla ricerca di, attenzione il Macchitella, il tiro viene imparato da Tabascio, miracoloso intervento del portiere Etneo, la conclusione di Cinici è stata neutralizzata dal nuovo portiere atletista con un intervento coraggioso e determinante che salva il risultato, ma è già la seconda volta che il Macchitella si fa vivo pericolosamente all'interno dell'area atletista, che sicuramente non ha un grande approccio nei confronti della partita, perché ha già subito due volte. Intanto allontana la marca, anzi D'Urso alzando questo campanile, c'è Tumiolo che cerca di controllare il pallone, allarga per Divenuto, lo stop di Divenuto è impreciso, c'è un po' di, forse non dico di deconcentrazione, ma di errato approccio mentale alla gara da parte degli atletisti, che già per ben tre volte hanno concesso la possibilità al Macchitella di ispezionare l'area di rigore, in due occasioni è stato determinante Tabascio. E ancora il Macchitella che manovra, attenzione il cross viene, c'è Casabona, il Casabona viene stoppato dall'intervento miracoloso di La Marca, i padroni di casa reclamano, poi resta a terra Casabona, ma non ci sono sicuramente gli estremi per il calcio di rigore, è un intervento deciso di, no, non è Casabona il giocatore che è rimasto a terra, ma il numero 10 Scudera, è lui che è rimasto vittima dell'intervento deciso ma non falloso di Rosario La Marca, che comunque sta prontamente scusandosi con il centravanti di casa. Non ci sono però gli estremi del calcio di rigore per il signor Mirabella di Acireale, che è stato chiamato a dirigere questa gara di campionato.
resta ancora a terra l'attaccante biancorosso. Macchitella che nel girone di andata, quando venne a Belpasso, fu sconfitto con un netto 3-0 e mise in luce un portierino niente male, classe 98, in Cardona, che parò praticamente tutto quello che c'era da parare, specie nei primi 45 minuti, tranne poi capitolare nella ripresa. Questo ragazzo, eravamo sicuri che avrebbe attirato l'attenzione di qualche club importante, infatti è stato tesserato dal Bari, lo ha lasciato per la seconda parte della stagione ancora in forza al Macchitella. Dal prossimo anno in Cardona vestirà la maglia del Bari per quello che è la categoria primavera. Intanto l'Atletico restituisce il pallone fuori e riparte l'offensiva del Macchitella. In Cardona sembra riessersi ripreso da quanto aveva subito prima. C'è ancora un fallo subito da un giocatore del Macchitella, da Casabona. Protesta Casabona, ma l'arbitro ha sanzionato il calcio di punizione, quindi proteste che non hanno una grande motivazione. Andiamo adesso la rimessa in gioco dal calcio piazzato da parte del Macchitella. Sicuramente sarà un traversone, viene scodellata la palla all'interno dell'area di rigore, viene allontanata da Tugnolo che forse subisce fallo, non è così per l'arbitro. Attenzione ancora al Macchitella che è sempre sulla fascia sinistra, riesce a sfondare e a passare, questa volta pistone, poi stoppa il pallone, quindi lo spedisce in palo laterale, ma più di una volta la fascia destra della difesa etnea è stata violata con offensive da parte dei padroni di casa. Per fortuna dell'Atletico nessuna di queste ha scaturito situazioni ben più pericolose e il risultato resta fermo ancora sullo 0-0, anche se chiaramente l'intenzione dell'Atletico Catania è quella di portare via i tre punti da questo campo, per una questione di classifica ma per una questione anche di qualità differente. Intanto c'è la bella azione di pistone che allarga per Marguglio, porta avanti Marguglio, forse si allunga troppo il pallone, così è, infatti viene allontanato la difesa del Macchitella. Poi c'è la marca, bel gioco di gambe di la marca, ancora per Marguglio ancora una volta intercetta un avversario, non è fortunato nelle proprie scelte, viene messo a terra Alessio Ventura e quindi ci sarà calcio di punizione da una zona importante del campo nei pressi dell'area di rigore del Macchitella. Ancora proteste, sono molto animosi i giocatori del Macchitella Gela. E chiaramente, vista la loro inferiorità dal punto di vista tecnico, non possono che utilizzare questi strumenti per cercare di creare qualche problema all'Atletico Catania, quindi mettere pressione alla terna arbitrale, mettere la gara sui livelli dell'animosità, sperando che l'Atletico possa cadere nel loro tranello. Speriamo che non sia così. Tugnolo si appresta a battere questo calcio di punizione, tutto è pronto, l'arbitro fischia, la distanza si sembra molto ravvicinata, il tiro di Tugnolo infatti viene ribattuto alla barriera che sicuramente non era 9,5 metri, dando pistone, può allargare da questa parte, lo fa alla volta di Concialdi, vediamo Concialdi cosa si inventa, sono due su di lui, salta il primo, addirittura quattro, il grosso di Concialdi alla volta di Ventura, il pallone non raggiunge l'attaccante ma raggiunge Marguglio, contro corso di Marguglio e questa volta in Cardona viene in possesso del pallone grazie ad un'uscita che libera l'area di rigore dall'offensiva dell'Atletico Catania. Riparte il pallone del giovane portiere del Macchitella che manovra centrocampo, adesso c'è divenuto in cespica sul pallone, quindi lo perde, consente al Macchitella di recuperare la sfera,
e di rimpostare di nuovo l'azione attraverso questo giro palla abbastanza articolato. La pressione dell'Atletico Catania ingabbia un po' i padroni di casa, che comunque riescono ad ottenere una rimessa laterale. A vuoto Tumiolo, attenzione al Macchitella che gioca sulla fascia destra, scambio in velocità al limite dell'area di rigore atletista, poi c'è questo intervento a piedi uniti non sanzionato dall'arbitro, però l'Atletico può ripartire con Concialdi, linea mediana nel campo, Concialdi apre per Divenuto, Divenuto porta avanti il pallone, punta l'uomo, attenzione a Divenuto, il tiro di Divenuto in Cardona, grande la parata del portiere del Macchitella che blocca ancora il risultato sullo 0-0, buona la occasione di Divenuto che ha chiamato alla grande parata il giovane Cristian Incardona, classe 98, che ancora una volta si dimostra di essere davvero un portierino dalle grandi doti tecniche. Risultato ancora bloccato sullo 0-0, malgrado già ci siano state più di un'occasione. Intanto può ripartire il Macchitella? No, perché Tumiolo blocca il pallone e subisce un fallo. C'è sempre vivo alla battuta di questo calcio di punizione Marguglio. Marguglio cerca Concialdi, lo stop di Concialdi, attenzione, due uomini su di lui, poi viene fermato, non c'è fallo secondo l'arbitro, allontana la difesa del Macchitella, Gela che però nelle ripartenze è sempre molto organizzato, anche se stavolta comunque non riesce a superare la linea mediana del campo. Incardona, attenzione, si allunga un po' il pallone, c'era Tumiolo quasi a raggiungerlo, sempre vivo Pistone, sempre vivo, commette fallo su Scudera e quindi c'è calcio di punizione per il Macchitella Gela che sta comunque giocando la sua onesta partita fatta di sofferenza, fatta di veloci ripartenze e di aggressività a centrocampo. No, il fallo lo ha subito di fatto sempre vivo, il calcio di punizione è in favore dell'Atletico Catania che nelle ultime settimane ha davvero girato pagina mettendo a segno un filotto di risultati positivi accompagnato anche da un congruo numero di gol, 13 gol fatti e uno subito. Attenzione andando a Marguglio, larga per Pistone, Pistone dialoga con Tumiolo, Tumiolo sempre vivo, buona la triangolazione stretta dei giocatori dell'Atletico che però poi viene allontanata da un difensore del Macchitella, ma la palla è di nuovo tra i piedi dei giocatori dell'Atletico. San Filippo alza un campanile alla ricerca di Ventura che spizza per attenzione Concialdi, il tiro di Concialdi blocca Incardona, buona la manovra dell'Atletico che riesce a mandare al tiro Piero Concialdi, ma il Maradona dell'Etna si presenta con un tiro piuttosto debole e centrale che il portiere del Macchitella blocca. Dicevamo, l'Atletico nelle ultime settimane ha messo in campo davvero tanto spettacolo con 13 gol fatti e uno subito, intanto sempre vivo si crea forse più di una difficoltà, Tabascio riesce a raggiungere il pallone per cui non ci sarà calcio d'angolo bensì rinvio da parte del portiere atletista Alessio Tabascio, pallone che già arriva dall'altra parte del campo e già tra le mani dell'altro portiere, il rinvio è stato appena toccato di testa da un giocatore dell'Atletico. Parte il rilancio, Tumiolo sempre vivo, protegge palla, subisce fallo Alessio Ventura, calcio di punizione per l'Atletico Catania. Sono molto aggressivi i giocatori del Macchitella Gela, hanno questa grande capacità di rincorrere tutte le seconde palle e quindi spesso per la foga di raggiungere il pallone sono costretti a commettere fallo. La marca allarga per San Filippo, San Filippo d'Urso, buona la giocata con Concialdi, largo sulla fascia destra, Concialdi, il cross di Concialdi, Incardona sicuro, raggiunge il pallone e sventa la minaccia atletista. Vedete però il Macchitella riparte sempre palla al piede, non lesina di giocare la palla, poi c'è il pressing atletista, in questo caso operato da D'Urso, che costringe i biancorossi alla rimessa laterale.
lancio di Lamarca su Ventura, viene messo a terra l'attaccante atletista, c'è calcio di punizione per Atletico Catania da una buona posizione di campo che può vedere Concialdi al tiro, può vedere Marguglio, diverse le soluzioni, Pistone, lo stesso Tugnolo, insomma l'Atletico ha più frecce al proprio arco per la battuta di questo calcio di punizione qualche metro fuori dall'area di rigore dei padroni di casa. Vediamo chi si incarica della battuta, sul pallone sono Marguglio, si allontana Pistone e chiaramente Concialdi che essendo mancino dovrebbe essere l'incaricato alla battuta di questo calcio di punizione. Sistema la barriera in Cardona. Concialdi studia la barriera, parte Concialdi, il tiro, il palo dell'Atletico Catania, sfortunato ancora una volta Piero Concialdi che scheggia il palo e questa è una buona occasione per l'Atletico Catania, ma stavolta a Incardona battuto ci ha pensato il palo, palo esterno, a salvare la porta dei padroni di casa. Per cui il risultato si mantiene ancora sullo 0-0 con un Atletico Catania che ha già confezionato una serie di palle gol importanti per cercare di sbloccare la partita, non riuscendoci, ma sicuramente la prestazione degli uomini di Damiano Proto, a parte la prima fase iniziale che ha visto il Macchitella molto volitivo mettere in difficoltà, intanto ci sono ancora delle proteste, c'è Ventura che sempre con Scudera che è quello più agitato un po' del gruppo dei padroni di casa, anche l'uomo di più esperienza, quello più pericoloso insomma, viene ammonito, probabilmente sì, è stato ammonito Scudera, è quello un po' più galvanizzato della situazione. Fino a questo momento una partita piuttosto tranquilla, regolare, insomma non ci sono stati grandi motivi di proteste. Le squadre si dispongono all'interno del cerchio di centrocampo per cercare di raggiungere il pallone già battuto da Incardona. C'è la marca, anticipato c'è fallo, in questo caso era gamba tesa, non secondo l'arbitro, che assegna però la rimessa laterale. Era netto il fallo di Scudera. L'intervento in gamba tesa. Attenzione a Ventura che non riesce a mantenere il pallone in campo. Il Macchitella beneficerà di questa rimessa laterale che viene già battuta. C'è qualche difficoltà nel controllo, poi subisce fallo. Non è che abbia fatto tanto d'urso per atterrare il difensore, che al primo contatto è andato giù. Già battuto il calcio di punizione, scivola anche Pistone, insomma non è un buon inizio di Damiano Pistone in questa gara. Attenzione ancora al Macchitella, sempre sulla fascia destra, la difesa atletista, questa volta l'esperienza di Lamarca ha messo una pezza all'ennesima iniziativa del Macchitella Gela sul fronte d'attacco sinistro, è la parte dove sfonda più facilmente l'attacco di casa. Batte Tabascio, viene allungato il pallone da Pistone, poi recupera ancora il pallone alla ricerca di Concialdi, poi una serie di ribattute consegnano all'Atletico questa rimessa laterale. Chierivecchio invece aveva battuto facendo finta di non capire che invece la rimessa era per il rosso-blu di Damiano Proto, che hanno avuto già più di un'occasione all'interno di questa prima parte al primo tempo per sbloccare la gara, non ci sono riusciti. Pistone per Marguglio. Marguglio scambia di prima con Ventura per Divenuto. Divenuto chiude il triangolo con Alessio Ventura, troppo lungo, favorisce l'uscita di Incardona, il difensore Tuve proteggendo l'uscita del portierino di casa che ha rimesso il pallone in gioco, che però già viene raggiunto dall'Atletico Catania. Campanile di Tugnolo per Concialdi. Lamarca non riesce però a giocare come sua consuetudine l'Atletico Catania, il pallone a terra, si sta un po' adeguando a quelli che sono i ritmi di gioco, ma soprattutto i vizi
del Macchitella, cioè questa ricerca del lancio lungo, vede anche l'Atletico non riesce a mettere bene il pallone in campo. Attenzione a Concialdi, troppo chiuso il passaggio per Divenuto, che non riesce a raggiungere, ci rinuncia perché è davvero impossibile da raggiungere quel pallone. Ancora il Macchitella, ancora sulla sinistra, si alza questo campanile, San Filippo allontana Pistone, ma è ancora il Macchitella che tiene il pallone tra i piedi e lo fa con Cinici. Poi sbaglia il passaggio per Marguglio, Marguglio non si intende con Divenuto, il Macchitella può ripartire, c'è spazio sulla destra, il Macchitella ne approfitta, vediamo cosa farà, il cross, attenzione, attraversa tutta l'area di rigore, non viene raggiunto da San Martino, che poi si porta il pallone fuori, per fortuna dell'Atletico questa occasione, del Macchitella, che è nata da un cross che ha attraversato tutta l'area, non si è conclusa. Attenzione Ventura, attacco per D'Urso che viene steso, e questa è fallo, dovrebbe essere anche ammonizione a norma di regolamento, insomma si è disinteressato del pallone, non è così per il signor Mirabella. Tumiolo allarga per Marguglio che scambia con Divenuto che non arriva a prendere il pallone del terzino atletista. Attenzione ancora all'Atletico Catania che con Pistone recupera il pallone, allarga il fronte d'azione sulla destra, subisce fallo, l'arbitro lascia correre perché il pallone ha raggiunto D'Urso, il lancio di D'Urso per Ventura, anzi no, per Divenuto, è troppo lungo per l'attaccante Ateneo, che si è presentato bene al debutto con una doppietta a Pachino e la scorsa settimana ancora una volta ha scritto il suo nome sul tacchino dell'arbitro con il gol del 2-0 al Belvedere. Francesco Divenuto, classe 96, ex Città di Catania, buono l'impatto con la maglia atletista. Attenzione ancora Ventura, qui c'è fallo sicuramente, sì, infatti è entrata a gamba tesa di Tumiolo. Il Macchitella beneficia di questo calcio di punizione che batte ancora con un lancio lungo, ancora sulla versante sinistro dal fronte offensivo sinistro del Macchitella, che è la zona sicuramente dove l'Atletico sta patendo le più grandi difficoltà e dove il Macchitella ancora una volta ne approfitta per cercare di creare qualche problema alla porta difesa da Tabasci, che adesso cicca clamorosamente il pallone e sbaglia il rinvio, poi la marca allunga di testa, per fortuna senta la minaccia, Tabascio riparte, lungo il lancio alla ricerca di Ventura, attenzione c'è Concialdi, anticipato un difensore del Macchitella che allontana poi definitivamente, poi il pallone finisce sui piedi di D'Urso che scarica su Pistone per Tumiolo alla ricerca di Ventura, troppo lungo il pallone per Ventura, il Macchitella può respirare e subisce fallo Cinici, fallo subito dal fallo commesso da Pistone. Lungo rilancio all'interno dell'area di rigore, subisce fallo in questo caso la marca, una partita spezzettata da troppi falli, da troppe situazioni condite da eccessiva foga, eccessivo nervosismo che impongono all'arbitro la scelta di frazionare il gioco con tutti questi interventi che di fatto non sta facendo sviluppare la partita, quantomeno la fa sviluppare in maniera abbastanza poco incline alle caratteristiche dell'Atletico, che come vedete si affida a questo lancio lungo a cui nelle ultime settimane non eravamo più abituati, e mette seriamente in difficoltà la manovra offensiva, perché non si sviluppa, ancora una volta c'è un lancio lungo alla ricerca di Ventura, non si sviluppa come si è sviluppato nelle ultime settimane attraverso un buon possesso palla e una proprietà di palleggio che metteva in difficoltà gli avversari. Invece l'Atletico si affida a questi lanci lunghi che ora hanno scaturito questo fallo laterale vicino alla bandiera e calcio d'angolo. C'è Concialdi che opera sul versante destro dell'attacco atletista, si libera di un avversario, mette in mezzo un pallone per Ventura, per Divenuto si lamenta di una trattenuta, ma non c'è parso che fosse calcio di rigore. Il Macchitella può ripartire e lo fa
mettendosi già nella metà campo atletista. Lancio per Scudera, largo sulla destra, c'è sempre vivo su di lui, attenzione, il cross di Scudera, l'intervento di Cinici, finisce di poco al lato, pericoloso, il Macchitella ancora una volta con un'incursione da dietro la linea difensiva dell'Atletico Catania, che soffre queste incursioni di giocatori che non vengono visti, probabilmente si inseriscono tra le due linee e creano qualche problema. Devo dire che comunque il Macchitella ha avuto le sue occasioni in questo primo tempo, così come l'Atletico. Ancora attenzione, c'è Scudera che allarga il gioco per Faraci, che però non arriva a recuperare il pallone, c'è Marcuglio divenuto, il pallone era già fuori, ci sarà fallo laterale per il Macchitella Gela, che sta giocando una buona partita e dimostra di essere una squadra che comunque è viva. Attenzione al cross intanto allontanato dalla marca, una squadra che può mettere in difficoltà qualunque avversario, divenuto, attenzione, vediamo se punta l'avversario. Carica su Concialdi, largo sulla sinistra, Concialdi rientra, supera un avversario, c'era andato a fronte un altro, lo salta, mette in mezzo il pallone, l'attenzione a Ventura, viene messa a terra Ventura, poi viene messa a terra anche D'Urso, e qui ci sono forse gli estremi per il calcio di rigore, due falli nella stessa azione, poi l'arbitro fischia addirittura fallo a D'Urso, non si capisce come D'Urso abbia potuto commettere fallo essendo stato strattonato, ma qui da rivedere sicuramente questa azione. Da rivedere sicuramente la trattenuta subita da Ventura e l'ostacolo subito da D'Urso. Non è limpida questa azione, da rivedere, perché potevano esserci gli estremi per il calcio di rigore. Il direttore di gara non ha visto nessun tipo di fallo se non quello di D'Urso ai danni del portiere, ed è il motivo per cui il Macchitella riprenderà il gioco con un calcio di punizione. Ancora il Macchitella, attenzione, recupera il pallone, lancio lungo per Faraci, poi Marguglio scarica su Tabascio, mette in difficoltà il compagno di difesa, l'Atletico Catania soffre ancora sulla destra, poi Marguglio definitivamente chiude in fallo laterale. Il cross allontanato dalla marca, ma è ancora il Macchitella, la pressione offensiva, il tiro, ancora la marca, si immola, poi serie di rimpalli al limite dell'area, c'è ancora il Macchitella, ancora la marca, allontana, straordinario in questa occasione, sarà una marca. Tre interventi consecutivi, intanto Ventura gioca di primo, un pallone per Concialdi, avrebbe potuto probabilmente tenere ancora di più il pallone, poi c'è il Macchitella che per qualche istante crea qualche problema a Tumiolo, non trova nessuno Tumiolo, subisce fallo e c'è calcio di punizione. Non c'è ammunizione, ma quantomeno l'Atletico può rifiutare il forcing di un Macchitella che sta sorprendendo un po' la formazione atletista, che probabilmente credeva in un impatto diverso nella gara. Attenzione, questo è un fallo da dietro sul divenuto, l'ennesimo, e questa volta c'è l'ammunizione per, dovrebbe essere Tuvé, no, Faraci, e Faraci il giocatore ammonito. Non riusciamo a capire come possa dissentire Faraci avendo commesso un fallo da dietro. È andata bene, anzi, solo giallo. L'Atletico ha subito forse un calo di concentrazione nei confronti dell'approccio alla partita, invece il Macchitella sta giocando con una determinazione e una grande applicazione. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, entrambe le squadre hanno avuto buone occasioni per sbloccare la partita. Il cross di Marguglio intanto viene ribattuto da un difensore di casa, c'è Concialdi, Concialdi 3 su di lui, il cross di Concialdi per Ventura, e rimette in gioco Ventura, ma il pallone ha già superato la linea di fondo e quindi si ripartirà con una rimessa per il Macchitella. Squadra scorbutica, squadra difficile da affrontare, quantomeno in questo momento fa una grande densità a centrocampo in questo 4-5-1 che mette costantemente in inferiorità numerica il reparto di mezzo dell'Atletico Catania composto da Pistone e da Tumiolo.
che si trova a giocare sempre con un numero superiore di avversari e non sempre riesce ad avere la meglio. Attenzione a Durso, controlla il pallone, lo perde, poi commette fallo, pistone anzi, non Durso. Era quello che voleva Amato, lo ottiene. Partita molto spezzettata, diversi gli interventi del direttore di gara a mettere fine a determinate contese. Attenzione a Di Venuto, sbaglia la misura dello stop, consente a un centrocampista della Macchitella di recuperare il pallone, che poi con buona maestria allarga sulla sinistra. Il rimpallo del pallone di Rivecchio sulle gambe di Durso, sarà fallo laterale per il Macchitella. Allontana Tummio. Ancora il Macchitella gestisce il pallone, la linea mediana del campo, allarga sulla destra dove c'è Faraci che mette a terra il pallone, non trova le linee di passaggio, quindi è costretto a scaricare. Attenzione per un attimo, Conciardi non riesce ad impossessarsi del pallone. Rivecchio, pressing di Durso, poi c'è il pressing a vuoto di Pistone, ancora il Macchitella, sempre sul lato sinistro, riesce a intercettare la marca, che poi con una buona giocata si libera dell'avversario. Durso di testa spizza per Ventura, Ventura allarga per Di Venuto, c'è spazio per gli avanti dell'Atletico Catania, Di Venuto per Concialdi che però era finito in fuorigioco. È stata una frazione di secondo che ha impiegato Di Venuto. Concialdi era andato già oltre la linea difensiva dei padroni di casa, che stanno giocando una discreta partita, costringendo l'Atletico ancora al risultato di 0-0, anzi l'Atletico ha rischiato di capitolare in più di un'occasione. La marca, rinvio di la marca su di un difensore. Secondo l'arbitro il fallo è di Scudera, che è entrato a gamba tesa sul piede, piede a martello su la marca. Si abbracciano i due. Per fortuna c'è molta sportività, malgrado i toni dell'incontro siano abbastanza sostenuti. Ventura per Di Venuto, che si accontenta della rimessa laterale, lasciando scorrere il pallone fuori. Lo batte lo stesso Di Venuto per Marguglio. Marguglio supera un avversario, lo fa bene, supera il secondo, attenzione a Marguglio, il tiro di Marguglio in Cardona, c'è Ventura, ancora Ventura, perde l'attimo della battuta, poi c'è il tiro di Durso, deviato ancora da un difensore del Macchitella, buona occasione questa dell'Atletico Catania, con il tiro di Marguglio che ha trovato subito la risposta in Cardona, poi c'è Ventura che ha perso l'attimo, probabilmente avrebbe potuto ribattere di prima rete, invece ha cercato di liberarsi un avversario che è poi invece ha neutralizzato l'offensiva, poi c'è il colpo di testa di Alessio Ventura, debole, finisce tra le mani del portiere di casa, ma c'è stata un'altra occasione per l'Atletico Catania che è stato vicino al gol del vantaggio. Adesso riparte il Macchitella, che fa, vedete, queste piccole giocate in un centrocampo ricco di giocatori in maglia biancorossa. Giudice, una buona giocata, attenzione, si liberano due giocatori del Macchitella, per fortuna la verticalizzazione di Zuppardo è troppo lunga e finisce tra le braccia di Tabascio, che ha già rimesso il pallone in gioco, c'è il pallone messo in mezzo, sono Durso e Di Venuto, Di Venuto per Durso, non si intende con Ventura e lascia spazio al difensore Amato, che con qualche difficoltà sparacchia il pallone. Forse Amato ha pure qualche problema di natura fisica, infatti arriva la prima sostituzione della gara e la opera il Macchitella gela, quindi deve essere principalmente una sostituzione dovuta a problemi di natura fisica. Esce il numero 6 Amato ed entra il numero 14 Maniglia. C'è Concialdi, colpo di tacco di Concialdi per Marguglio, il cross di Marguglio è per Alessio Ventura, controlla il pallone Ventura, lo scarica dietro
dove c'è Pistone. Pistone si libera l'avversario, viene rimpallato ancora l'Atletico, allontanata poi l'offensiva atletista da un difensore del Macchitella, che poi si salva in fallo laterale. Ma ancora l'Atletico nella tre quarti offensiva del Macchitella, che ancora una volta spara il pallone proprio fuori dalla struttura del Vincenzo Presti, che ha ospitato partite importanti quando la squadra più titolata della città, il Gela, ha militato addirittura in C1 su questo campo. Ha pure giocato il Napoli, quel Napoli che militò in Serie C. Intanto c'è questo cross di Marcuglio, che non ha alcuna velleità, viene battezzato fuori da Incardona, e così poi è. Parte il rinvio del portiere del Macchitella. C'è divenuto, attenzione, che prende il pallone, si libera di un avversario, non del secondo, subisce un brutto fallo. Non c'è fallo secondo l'arbitro, questo veramente non ci vede d'accordo, tant'è che divenuto resta a terra. Questa era punizione. Era sicuramente punizione questa per l'Atletico Catania, perché divenuto ha subito l'ennesimo fallo della partita, anche se non sanzionato dal direttore di gara. Tanto fanno ingresso in campo il massaggiatore Antonio Minniti, massaggiatore dell'Atletico Catania, pronto a soccorrere Francesco Divenuto, che deve avere subito una botta al piede destro. Non visto da Mirabella, il signor Mirabella di Acireale. Il gioco quindi riprenderà con una rimessa laterale per l'Atletico Catania, che verosimilmente restituirà il pallone ai padroni di casa, che per sportività hanno fermato il gioco. Zoppica Divenuto, non dovrebbe essere nulla di grave, quindi il giovane attaccante Etneo dovrebbe riprendere il gioco. E infatti Concialdi restituisce il pallone alla difesa di casa, che reimposta l'azione offensiva in questa seconda parte del primo tempo, di un bel primo tempo dove entrambe le squadre hanno cercato la via della rete. L'Atletico ha avuto delle ghiottissime occasioni per cercare di sbloccare il risultato. Attenzione intanto al passaggio errato di Pistone, che mette in gioco un attaccante del Macchitella. L'Atletico comunque non riesce ad effettuare il pressing efficace delle ultime settimane, ma soprattutto non riesce a giocare il pallone a terra, perché è costretto da questa pressione, vedete, dei giocatori del Macchitella. Qui c'è un calcio di punizione sulla giocata di Pistone, l'arbitro avrebbe potuto fare correre per il vantaggio. Comunque, diciamo, l'Atletico rispetto alle ultime settimane non riesce a mettere in pratica quel gioco lineare fatto di possesso palla e palla a terra, invece si affida a questi lanci lunghi che non sono nelle caratteristiche del gioco della squadra di Damiano Proto, che perde anche la lucidità in fase di pressing. Le linee della squadra sono molto alte e quindi intanto c'è la spizzata di Ventura per Divenuto. Divenuto era in posizione irregolare e quindi il gioco è fermo. Dicevamo del pressing dell'Atletico, che non è efficace come le scorse settimane, forse perché la squadra è troppo lunga e non riesce ad accorciare sulle linee di passaggio gli avversari. Naturale conseguenza è l'inferiorità numerica a cui sono costretti Pistone e Tumiolo. Intanto c'è D'Urso che scambia con Tumiolo, il lancio di un Tumiolo alla ricerca di Concialdi, pallone alto, viene anticipato da un giocatore del Macchitella, che poi controlla e allontana alla ricerca di Scudera, che domestica il pallone e lo scarica su Casabona, che per fortuna dell'Atletico è in anticipo rispetto alla giocata di Scudera. Il pallone finisce in fallo laterale. D'Urso tiene una rimessa laterale, però alla ricerca di Concialdi, viene anticipato un difensore del Macchitella che allontana. Attenzione a
al duello fra Scudera e Lamarca, con quest'ultimo che commette fallo. È un duello molto fisico, entrambi godono di una buona struttura atletica e se le sono date, diciamo, bene, Santa Ragione in questa gara fino a questo momento. Questa volta a rimetterci è stata Lamarca, che ha commesso fallo e consente quindi al Macchietella di battere questo calcio di punizione. Il pallone verrà sicuramente scodellato in prossimità dell'area di rigore atletista, è infatti così. C'è Lamarca che di testa anticipa, poi c'è Pistone che controlla, allontana per un attimo, poi San Filippo definitivamente toglie la minaccia dalla zona calda della metà campo atletista. Per il Macchietella sarà fallo laterale. Atletico Catania che nel prossimo turno ospiterà il Battiati, si giocherà di sabato, come questo anticipo. Attenzione a Pistone, subisce fallo Pistone, c'è calcio di punizione. Si giocherà sabato e non domenica, perché la domenica il campo di Belpasso è impegnato da una formazione di calcio femminile di Serie B, che nella piramide dell'organigramma della federazione calcistica il calcio femminile di categoria di Serie B viene prima del calcio dilettantistico, per cui la precedenza e la possibilità di giocare di domenica spetta alle donne. L'Atletico si adegua e giocherà sabato alle 14.30. Attenzione intanto a Marguglio che anticipa, scambia con Concialdi, ancora Marguglio, tenta l'offensiva sull'auto sinistro, il cross di Marguglio viene anticipato da un difensore del Macchietella, era buona la manovra tutta palermitana dell'Atletico Catania sulla sinistra, poi c'è attenzione a Tumiolo che viene scavalcato, Scudera era in posizione di fuorigioco e nella fase di rientro perde il tempo e non riesce a raggiungere il servizio di Cinici. Intanto c'è Tabascio che può allontanare il pallone. Ventura commette l'ennesimo fallo, che commette fallo su Ventura, ha preso una botta all'altezza del gluteo. Tumiolo sul pallone, il professore si occuperà della battuta, sta cercando qualcuno sicuramente all'interno dell'area, poi c'è Lamarca che gli tocca il pallone. Il lancio di Tumiolo alla ricerca di Divenuto. Divenuto non ci prova nemmeno a raggiungere la palla che finisce sul fondo e quindi sarà rimessa dal fondo per il Macchietella Gela. Vedete l'Atletico che comunque, a dispetto dello gioco delle ultime settimane, non riesce a organizzare una manovra offensiva fatta di palla a terra, invece si affida a questi improvvidi lanci che spesso vengono fatto preda della difesa di casa. Pistone raggiunge il pallone, forse lo fa con questo pallone attraverso il tocco di una mano, viene infatti ammonito Pistone. Beh, dopo aver visto certi falli senza nessuna sanzione, questa ammonizione a Pistone poteva anche essere risparmiata al giovane under classe 96, ex Primavera del Bologna. Insomma, se tocco di mano c'è stato, è stato in maniera assolutamente involontaria e comunque in una zona del campo che non poteva creare disastri ecologici. Ma Mirabella non è di questa opinione e quindi c'è calcio di punizione per il Macchietella. Scudella questo palla all'interno dell'area, Scudella non ci arriva, poi c'è D'Urso, controlla il pallone D'Urso, si libera di una pressione, scambia con Concialdi che non ci arriva, poi D'Urso per un attimo intercetta il pallone, Macchietella ha di nuovo la sfera tra i piedi, il lancio è troppo lungo, attenzione all'indecisione di Tabascio in fase di uscita, Lamarca è costretto ad allontanare il pallone, poi c'è Tumiolo, serie di palloni ribattuti come se fosse una partita di tamburello. Atletico Catania ha subito in settimana l'infortunio di Gaetano Farò, per lui problema al flessore della gamba destra, 2 settimane di stop, si spera di recuperarlo in vista dell'importante trasferta di Lentini. Intanto c'è la buona giocata di Ventura che scambia con Concialdi,
mette a sedere un avversario, due avversari, poi da terra, poi c'è Tumiolo che prova a intercettare il pallone e subisce fallo. Sarà la marca in questo tentativo finale nel primo tempo, sale anche sempre vivo, batterà Concialdi, tutti gli alti dell'Atletico Catania limite dell'area per cercare di sfruttare questo calcio di punizione in questa parte finale del primo tempo. Parte il traversone allontanato, attenzione, sempre vivo, poi non inquadra la porta ed è l'ultima occasione del primo tempo perché la partita si conclude qui. A Gela, Macchitella, Gela, Atletico Catania vanno a riposo sul risultato di 0-0. Ci rivediamo dopo per la seconda parte della nostra telecronaca. Di nuovo collegati col Vincenzo Presti di Gela, dove le squadre sono appena rientrate in campo per dare vita al secondo tempo di questo terzo turno del girone di ritorno, 18ª giornata del campionato di promozione. Macchitella, Gela e Atletico Catania sono andate a riposo sul risultato di 0-0 ed è un po' una sorpresa visto quanto fatto ultimamente da tutte e due le formazioni. L'Atletico reduce da 3 vittorie consecutive con 13 gol fatti e 1 subito, battendo anche la squadra Atletico Gela, seconda in classifica, mai battuta negli ultimi 2 anni sul terreno amico, e il Macchitella invece che viene da 2 sconfitte in 3 gare, insomma trend totalmente opposti, posizioni di classifica completamente opposte, risultato intanto 0-0. Questo dimostra come nel calcio non ci sia alcuna partita vinta in partenza e che tutto si debba giocare sempre e sia poi il campo a stabilire le vere gerarchie. Ventura e Concialdi sono sul pallone, saranno loro a dare vita al calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. Ventura è il bomber di stagione dell'Atletico Catania con 8 gol, Concialdi è già a quota 5 in 3 gare. È partita la seconda frazione di gioco con questo lancio di Marguglio. Cerca Ventura, viene anticipato da un difensore di casa che può ripartire, fa ripartire la manovra del Macchitella che viene rimpallata in fallo laterale. Nessun cambio a parte quello di Amato che ha lasciato il campo. Attenzione, c'è l'anticipo di Marguglio, ottimo, palla a terra, riparte il treno della fascia sinistra attrezzista che scambio con Divenuto, ma Divenuto non era sul pallone, viene anticipato, poi grazie a Dio Tumiolo risolve la situazione. Il professore imposta l'ennesima azione offensiva per l'Atletico Catania. San Filippo ancora per Tumiolo, la verticalizzazione di Tumiolo, cerca la deviazione di Ventura e viene anticipato in fallo laterale. È partito più determinato l'Atletico, attenzione Pistone, San Filippo, e sta giocando la palla a terra, adesso c'è un pallone che viene ritenuto messo fuori dall'Atletico Catania, ci sarà fallo laterale per il Macchitella, l'Atletico riconquista il pallone d'Urso, in anticipato. Fase convulsa della gara, in questo inizio di secondo tempo, si gioca prevalentemente sulla fascia destra del fronte offensivo atletista che confeziona una serie di falli laterali che però non fanno avanzare di un metro la formazione rosso-blu. D'Urso, la palla resta lì, erano stati battuti una decina di falli laterali, rimessa laterali senza spostarsi mai. Concialdi, due su di lui, Concialdi e stavolta San Filippo sbaglia la rimessa, sarà cambio fallo. Vedete come il Macchitella tenta di superare la mediana attrezzista andando da basso, costretto a uscire con i piedi,
non lo fa con grande precisione, per fortuna il Macchitella sbaglia tutto. Poi c'è Ventura che allunga per Divenuto per Concialdi, attenzione Concialdi, supera un avversario Concialdi, il pallonetto di Concialdi, gioca fermo perché Concialdi ha commesso fallo. Vista la sofferenza di Zuppardo, come se Concialdi avesse sbattuto forte, viste le due fisicità, tentiamo a credere che Piero Concialdi abbia potuto offendere così tanto la fisicità di Zuppardo. Fatto sta che comunque il Macchitella ribatte questo calcio punizione che è già però sui piedi di Divenuto. Divenuto cerca di servire Ventura. È un po' impreciso oggi Francesco Divenuto, non è sicuramente lo smalto delle partite migliori, ha sprecato più di un'occasione e ha controllato male più di un pallone. Speriamo che nel corso di questa ripresa il giovane attaccante Ateneo possa ritrovare la giusta linfa. Tumiolo raddoppia e va a rubare il pallone e conquista una rimessa laterale importante. Sicuramente la quantità di palloni giocati da Tumiolo ed importante anche la grande dote di esperienza che ha portato alla squadra di Damiano Proto, così come sempre vivo, così come la Marte, insomma tutta gente che ha qualche campionato sulle spalle, soprattutto che ha qualche campionato vincente sulle spalle, quindi trasferendo mentalità vincente ad una squadra che ha come motto quello che vincere aiuta a vincere. Intanto c'è Concialdi che si libera di un avversario, se ne libera di un altro, ne ha quattro addirittura addosso stavolta Concialdi. Grande gabbia creata dal tecnico Fausciana su Piero Concialdi, c'è Tabascio costretto ad uscire con i piedi, poi Marpuglia allunga di testa, Divenuto conquista il pallone, cerca di liberarsi un avversario ancora una volta, vedete Divenuto si allunga la palla e costringe gli avversari al recupero. La marca avanza palla al piede, serve San Filippo, la marca cambia gioco, cerca Marguglio, palla a terra di Marguglio, cerca e trova Ventura, Ventura si libera di un avversario, Ventura cerca Concialdi, peccato, poteva tentare la battuta a rete, poi c'è sempre vivo, recupera il pallone all'Atletico che adesso si è insediato stabilmente nella metà campo del Macchitella, lo fa giocando palla a piede, bella la giocata di Concialdi per D'Urso, il cross di D'Urso, attenzione Divenuto, il tiro di Divenuto, in Cardona in due tempi, blocca un'ottima occasione dell'Atletico Catania, costruita come sa fare l'Atletico Catania, cioè palla al piede, circolazione di palla, ma il tiro di Divenuto purtroppo è debole, è centrale ed in Cardona, anche se in due tempi può comodamente controllare, ma questa buona occasione in avvio della ripresa per l'Atletico Catania è un buon segnale per la squadra di Proto, che ha l'obbligo di sbloccare una gara che comunque va ancora per il risultato di 0-0. Sempre vivo ancora Casabona, si supera l'avversario, serve Faraci, attenzione Faraci si libera di Pistone, due avversari su di lui, si libera di una buona giocata di Faraci per Casabona, ancora Faraci, chiudono il triangolo, buona la giocata per San Martino che poi viene anticipato da sempre vivo, il pallone è sempre tra i piedi del Macchitella che adesso sta rispondendo alla pericolo corso qualche istante fa. Azione manovrata, compulsa, ma comunque efficace del Macchitella. C'è una rimessa laterale. Sono persi una quantità di pallone eccessiva in questo pomeriggio a Gela. Più che altro sono i giocatori di casa responsabili di rilanci sconsiderati. Il pallone è per Tuvé, Tuvé si libera di Divenuto, il cross di Tuvé, Tabascio con i pugni libera l'aria, ma era fermo il gioco perché
gli avanti di casa erano sicuramente in posizione irregolare. È battuta, attenzione, attenzione all'errore di Marguglio, un po' di confusione nella retroguardia atletista. Questi sono chiari segni di un approccio mentale labile alla gara, alla contesa, di un approccio mentale che sicuramente non era adeguato, perché questi errori di deconcentrazione, questi passaggi a metà sono un chiaro sintomo di una mancanza di applicazione anche nelle giocate più semplici. Fatto sta che da una rimessa in favore dell'Atletico Catania scaturisce invece questo calcio di punizione per il Macchitella. Anzi no, sarà fallo laterale per il Macchitella. Batte Marguglio, fallo laterale era per l'Atletico Catania. Giudice allarga per Zuppardo. Buona la chiusura di San Filippo, che rilancia con Cialdi, che cercava di servire di prima Ventura. Poi c'è il fallo di Pistone, che entra duro su un avversario, resta vittima anche lui della stessa entrata. Per fortuna però Pistone si rialza. A terra c'è il numero 7 Faraci, si rialza pure lui. Il gioco potrà riprendere con il Macchitella, che beneficia di questo calcio di punizione che viene rilanciato all'interno dell'area, sempre viva la marca, hanno qualche indecisione, poi per fortuna il pallone viene fatto preda di Tabascio, che ha già rimesso il pallone in gioco. Marguglio cerca Di Venuto, palleggio di Di Venuto, non c'è fallo e riparte il Macchitella. Ancora una volta Tabascio è costretto a dover uscire quasi al limite dell'area, si accaparra il pallone, poi cincinna un po' prima di riprendere il gioco. Serve sempre vivo, che potrà impostare l'azione. Pistone, ancora una volta lancio lungo alla ricerca di Ventura, che viene scavalcato, addirittura fa ponte secondo l'arbitro. Ci sarà calcio di punizione, che Macchitella ha prontamente battuto. Rivecchio, il lancio di Rivecchio alla ricerca di Scudera, il cross di Scudera viene addomesticato da Sempervivo, che poi rilancia Ventura, palla a terra, c'è forse fallo di mano, no per l'arbitro. Il Macchitella continua con questo pressing asfissiante nella tre quarti dell'Atletico Catania a recuperare il pallone, il cross, la marca allontana, ancora il Macchitella però. Si libera di un avversario, Rivecchio, poi viene messo a terra da San Filippo, che commette fallo. Vediamo se c'è anche la sanzione disciplinare nei confronti dell'Under 97 dell'Atletico. No, semplice calcio di punizione. Si dispera Pistone, ci è sembrato che gli estremi del calcio di punizione ci fossero tutto. Posizione pericolosa per la retroguardia atletista, che si deve disporre come se subisse un corner, anzi ancora peggio, perché la palla non è proprio sulla linea di fondo. Si dispone la barriera composta da D'Urso e Pistone, c'è San Martino sul pallone, serie di blocchi in area di rigore, vediamo cosa ne verrà fuori. Parte il traversone, Tabascio poi rimpalla il pallone su Scudera. Per fortuna dell'Atletico, la palla si spegne sul fondo. Tumiolo allarga per Sempervivo, sale Sempervivo, il pallone cerca Di Venuto, che viene anticipato, forse commette pure fallo il difensore del Macchitella, non è così per l'arbitro. Si continua a giocare,
No, viene messo fuori il pallone, poi è divenuto, grazie a Dio si rialza, quindi nulla di grave. Non sicuramente una grande partita quella di Francesco Divenuto, un po' tartassato agli avversari, un po' lui poco lucido nella gestione del pallone. L'Atletico intanto restituisce la sfera e i padroni di casa, che avranno la possibilità così di rimettere il pallone in gioco con questo rilancio di Cristian Incardona, portierino gioiello del Macchitella. Tumiolo batte subito la punizione a favore di Concialdi. Concialdi allarga per D'Urso, la domestica per D'Urso, il cross di D'Urso, non ci arriva Ventura, poi spazza la difesa di casa. Pallone però che viene fatto preda di Sempre Vivo, che con un buon gioco di gambe si libera di due avversari e serve San Filippo. San Filippo non trova nessuno in avanti perché si ostinano i giocatori dell'Atletico a non giocare la palla a terra. Inusuale, devo dire, questa scelta tattica, se di scelta si può parlare, più che altro è di un vezzo che ha conteggiato oggi. Ancora attenzione alla palla sbagliata da Sempre Vivo, 4 contro 2 per il Macchitella, che poi per fortuna dell'Atletico sbaglia la combinazione offensiva. Questo errore di Sempre Vivo ha messo davvero in difficoltà la difesa dell'Atletico Catania. Divenuto domestica il pallone, c'è un avversario davanti, cerca di saltarlo, lo supera, ancora Divenuto, ancora subisce un fallo. C'è da dire che comunque Divenuto stavolta c'è pure la munizione per il numero 8 Cinici. Dicevamo che è Divenuto ha subito un trattamento abbastanza rigoroso da parte dei giocatori del Macchitella. Svariati falli commessi su di lui ne hanno un po' anche occultato la prestazione. Troppi falli veramente commessi su Francesco Divenuto. Intanto c'è Marguglio alla battuta di questo calcio di punizione, che presumibilmente verrà battuto con l'Atletico Catania, che cercherà il cross all'interno dell'area di rigore. Si dispongono le linee di attacco e difesa di entrambe le squadre. Parte Marguglio, il cross è troppo lungo per tutti, c'è D'Urso, lo controlla, rimette in mezzo D'Urso, ma ancora il Macchitella allontana, poi D'Urso ha subito fallo. Ancora una volta però il fallo non è stato sanzionato all'arbitro, forse è stato il guardalini a segnalare al direttore di gara che su D'Urso è stato commesso una irregolarità. Sì, perché Concialdi sta sistemando il pallone come se dovesse battere un calcio di punizione, e c'è un calcio di punizione per l'Atletico Catania da posizione interessante. La palla è sui piedi di Concialdi. Il Maradona dell'Etna pronto a battere questo calcio di punizione. Sono ancora dentro l'area di rigore tutti gli alti dell'Atletico. Vediamo cosa si inventerà Piero Concialdi. Parte il traversone, Tumiolo, il tiro di Tumiolo viene ribattuto dalla difesa del Macchitella. Buona la combinazione dell'Atletico Catania, che a sorpresa ha cercato di sorprendere, scusando il gioco di parole, la difesa del Macchitella. Intanto c'è il lungo lancio di pistone, colpo di testa in anticipo di Ventura, poi su Divenuto c'è l'ennesimo fallo. E davvero sono stati tanti i falli subiti da Francesco Divenuto in questa giornata, che ne hanno penalizzato sicuramente l'andamento. Poche sanzionate con cartellini. L'Atletico beneficia di un calcio di punizione da posizione interessante. Sono tutti i tiratori scelti dell'Atletico, da Tumiolo a Ventura, da Pistone a Marguglio, si allontanano tutti. Resta il terzino palermitano, che gode di un'ottima battuta di sinistro, specie dalla distanza. Vuole la garanzia che la distanza della barriera sia regolare, anche in questo caso non ci sembra che ci siano 9 metri e mezzo. Parte Marguglio, il tiro di Marguglio finisce alta sulla traversa. Buona questa opportunità, deve esserci stata comunque una deviazione, perché Mirabella indica
il corner che batte l'Atletico Catania, ci pensa Concialdi, parte Concialdi, il traversone in mezzo, poi c'è Ventura che tocca probabilmente il pallone con una mano, almeno così credono, e così è infatti, perché Ventura ha giocato più a pallavolo che a calcio in questa occasione. Gli è andata pure bene, perché a termini di regolamento insomma, poteva rischiare anche qualcosina in più. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, la squadra che più si è avvicinata al gol in questa seconda frazione di gioco è sicuramente l'Atletico, con quella buona occasione capitata sui piedi di Divenuto. Poi tanto possesso palla, tanto forcing offensivo, ma poche conclusioni. E soprattutto una partita che verrà ricordata sicuramente per la quantità di punizioni fischiate dall'arbitro. Il gioco spezzettato, intanto l'Atletico batte a sorpresa, Turmiolo per Concialdi, non arriva la palla al Maradona dell'Etna, poi c'è San Filippo, ancora Turmiolo. Il lungo rilancio del Macchitella finisce tre pettini da Bascia, che ha servito già sempre vivo. Ancora una volta l'Atletico cerca questo lancio lungo. Ventura, Concialdi, allarga sulla sinistra alla volta di Marguglio, supera bene due avversari Marguglio, sì, cercava di liberarsi dal terzo che invece lo ferma. Può ripartire il Macchitella, ma poi rientra Marguglio e blocca il pallone sul palo laterale per il Macchitella Gela. Intanto arriva la prima sostituzione in casa Atletico Catania. Non cambia niente tatticamente, perché entra il numero 18 Randis ed esce il numero 11 Ventura. Non la gioca bene questa palla del Macchitella, regala un pallo laterale all'Atletico che poi ricambia la cortesia e quindi sarà rimessa laterale per il Macchitella. Quindi Randis a cercare di dare vigore alla manovra offensiva dell'Atletico Catania a posto di Ventura. Vediamo cosa cambierà. Tanto l'Atletico con Marguglio batte un fallo laterale, lo regala al Macchitella che ringrazia e riparte. Poi lo stesso Marguglio recupera il pallone, lo scambio con Randis. Non riesce a servire il compagno. Attenzione a questa ripartenza del Macchitella che supera il centrocampo sempre con questi lunghi lanci. Attenzione, c'è Scudera tra Marguglio, è sempre vivo. Marguglio riesce a depositare il pallone tra le braccia di Tabascio che ha già battuto. C'è addirittura un doppio, non c'è fallo, qui su Randis ci sembra strano perché insomma erano due. Riparte intanto il Macchitella. Bella questa combinazione tra Scudera e San Martino, il cross di quest'ultimo. Riesce ad intervenire sempre vivo, che serve Pistone, e poi c'è fallo sul Pistone. Anzi no, non è Pistone. È il solito Divenuto, adesso ci viene anche da ridere, insomma. Massacrato Divenuto in questa giornata dai difensori del Macchitella Gela. Sempre vivo per Marguglio. Lancio di Marguglio, la ricerca di Randis, anticipato di testa, poi sempre viva, attenzione, commette fallo forse su Scudera ed è andata bene, c'è anche la munizione per sempre vivo, è andata bene l'Atletico perché se fosse stata applicata la regola del vantaggio Casabona si sarebbe trovato quasi a tu per tu con, anzi no, Scudera, parlo subito Casabona, Scudera si sarebbe, infatti Scudera si mette le mani ai capelli perché la mancata applicazione di questo vantaggio di fatto ha penalizzato il Macchitella che era quasi a ridosso dell'area di rigore, difesa da Tabascio con un'elevata pericolosità data la condizione di uno contro uno. C'è però calcio di punizione per il Macchitella sulla tre quarti campo atletista, si incarica della battuta Iudice,
sicuramente mettere il pallone in mezzo, come oramai ci ha abituato a fare il Macchitella, che comunque sta resistendo all'Atletico Catania, che non è un Atletico Catania in grande spolvero, un Atletico Catania che ha poca lucidità. Parte intanto il traversone, il colpo di testa di Cinici finisce alto sopra la porta difesa da Tabascio. Dicevamo dell'Atletico che, malgrado non sia al meglio della condizione, soprattutto non ci sembra di capire dal punto di vista mentale, l'approccio alla gara non sia stato il massimo, forse troppa distrazione, troppa convinzione, vogliamo dire questo, ma comunque ha avuto le sue buone occasioni per cercare di sbloccare la partita, sta gestendo la partita, perché sta facendo la partita con un possesso di palla convulso, affidato più ai lanci lunghi che alla solita geometrica manovra di possesso palla, palla a terra, ma di fatto il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. Intanto Turso regala il pallone al Macchitella, che può ripartire, attenzione Scutera, supera sempre Vivo, che poi riesce ad intervenire e la marca a recuperare. Come vedete, il Macchitella tutte le volte che va in verticalizzare crea sicuramente qualche problema ad una difesa che adesso gioca anche abbastanza alta, perché l'Atletico Catania è alla ricerca di questo gol che possa sbloccare la partita. Marguglio per Divenuto, su di lui c'è l'ennesimo fallo, questa attenzione alla reazione di Divenuto, volta l'arbitro non lo sanziona, il Macchitella può ripartire. Attenzione al lancio di Udice per Rivecchio, Rivecchio arriva sul fondo, il cross di Rivecchio, Scadu, e c'è il gol, e c'è il gol di Scudera. Il Macchitella passa in vantaggio con questa verticalizzazione che ha messo in difficoltà la difesa etnea. I due centrali sono rimasti lì fermi a veder saltare Scudera, che è arrivato alle spalle, e così il gol numero 10 è Scudera. Porta in vantaggio il Macchitella, gela. E adesso per l'Atletico si fa dura, perché era già difficile sbloccare la partita dallo 0-0. Recuperarla sarà un'impresa ardua per un Atletico che non ha sicuramente oggi una buona stella, non sta giocando una partita al meglio delle proprie possibilità, anzi ci sembra abbastanza in sofferenza sia mentalmente che atleticamente, e adesso anche dal punto di vista del risultato. C'è tempo però per l'Atletico per cercare di recuperare questa gara. Vediamo adesso come reagirà la squadra di Damiano Prodi. Il lancio di San Filippo troppo lungo, poi c'è Concialdi, due contro di lui, Concialdi, vediamo cosa si inventa, entra in area Concialdi, il cross di Concialdi è troppo lungo, finisce sul fondo. I piedi di Concialdi sono i piedi importanti per la squadra rosso-blu. A lui si affida la squadra di Damiano Proto per cercare qualche soluzione che possa mettere in difficoltà l'attenta difesa del Macchitella e superare questo Incardona, questo portiere 98, davvero una iattura per l'Atletico Catania. Tutte le volte che lo incontriamo si lancia poi in grandi interventi. Intanto c'è l'arbitro che allontana qualcuno che probabilmente non sta scritto in distinto e che si trova a ridosso del terreno di gioco. C'è ancora un lancio lungo, attenzione ancora a Scudera che chiama a Marguglio, attenzione a Scudera, il tiro di Scudera, la ribattuta di Tabascio, ma Scudera commette fallo. Ancora una volta l'Atletico soffre le velocissime verticalizzazioni del Macchitella. Subisce l'ennesimo fallo Divenuto ed è diventato quasi un leitmotiv di questa gara, il fallo su Divenuto, capo espiatorio degli interventi fallosi del Macchitella. Tanto sempre vivo, Scudella in mezzo per Ranz, il pallone poi viene allontanato con uno strano campanile alzato dalla difesa di casa, che in qualche modo riesce ad allontanare. No, c'è calcio di punizione per l'Atletico, ma la considerazione da fare su questa gara è che il signor Mirabella non è riuscito a dare linearità alle manovre, perché ha spezzettato troppo la partita. Concialdi, due contro di lui, Concialdi ne supera uno, il tiro di Concialdi fuori di poco, buona l'occasione creata da Piero Concialdi, che ha cercato di inquadrare la porta del portiere Incardona, non ci è riuscito per poco, ma è un segnale di vitalità da parte dell'Atletico Catania, che deve cercare di recuperare per la prima volta
nelle ultime quattro giornate l'Atletico si trova sotto e adesso bisogna capire come reagirà a questa situazione che di svantaggio. La marca viene anticipata, ancora Scudero mette il pallone bene a terra, subisce il fallo di Tumiolo ed è calcio di punizione. Non abbiamo tenuto in considerazione il dato statistico sui falli fischiati da Mirabella, ma sono davvero tanti, segno di una partita abbastanza spezzettata e soprattutto abbastanza sentita. Intanto il pallone viene, non viene considerato in campo, quindi ci sarà rimessa al fondo. No, addirittura è calcio di punizione. Batte la marca per nessuno, essenzialmente. Palla a terra per Marguglio. Il lancio di Marguglio alla ricerca di Randis, mette il pallone a terra Randis, subisce fallo e ci sarà calcio di punizione per la terra. Vediamo chi si occupa della battuta. Dovrebbe essere la zona del campo di Tumiolo. E infatti il professore che si sistema la palla. Si dispone anche la barriera. Vediamo quanti uomini sono, 4. Tutto pronto per il calcio di punizione in favore dell'Atletico Catania. Si appresta a battere Andrea Tumiolo. Il tiro di Tumiolo in Cardona, ancora una volta chiamata al grande intervento, ed è, non è il primo in questa giornata, del portierino del Macchitella che ha salvato ancora il risultato 1-0 per i padroni di casa. Grande punizione di Tumiolo. Intanto c'è il cross, parte il cross, la marca ribattuta alla difesa che con qualche affanno allontana, tutti in avanti adesso gli uomini di Damiano Prota, l'eccezione di San Filippo che rimette in mezzo il pallone. Divenuto ancora una volta sbaglia la misura del passaggio, poi Tumiolo. C'è anche un po' di nervosismo in casa Atletico. Tumiolo per Marguglio, Marguglio alla volta di Conciardi, troppo lungo il pallone per Conciardi, quindi la palla finisce sul fondo. L'Atletico sta cercando di reagire con molta fuoco agonistica, poca lucidità. Intanto c'è un movimento sulla panchina dell'Atletico, abbiamo visto due giocatori togliersi la casacca, quindi Damiano Proto cambia un po' la condizione degli uomini in campo. Vediamo chi viene fuori. Uno è sicuro, Divenuto, che ha subito tante botte e comunque non ha giocato la sua migliore partita. C'è anche un cambio nelle file del Macchitella, quindi saranno 3 i giocatori nuovi, 2 nella fila dell'Atletico e 1 in quella del Macchitella, che entreranno in campo in questa seconda parte della ripresa, che vede il Macchitella in vantaggio per 1-0. Per il Macchitella esce Cirignotta, esce Casabona ed entra Cirignotta. Per l'Atletico è uscito Divenuto ed è entrato Di Stefano, poi entra anche Minutola per Marguglio. Quindi l'Atletico si dispone con un 4-3-1-2, quindi cambia tatticamente la formazione atletista. Vedete, è abbastanza disegnato anche sul campo in questo momento, 4-3-2-1, 4-5-1 dichiarato invece del Macchitella, che se si difendeva sullo 0-0, figuriamoci adesso che la vede in vantaggio per 1-0, un risultato sicuramente insperato per i padroni di casa, un risultato che vale oro colato per i biancorossi. Minutola fa sul pallone, poi lo perde. Ancora l'Atletico e ancora una volta Mirabella fischia l'interruzione del gioco. Davvero quest'arbitro non ha la gestione dei grandi tratti della partita. La deve spezzettare rendendola veramente ingiocabile. Tumiolo recupera il pallone, resiste alla carica di un avversario che però può fermarlo solo in fallo laterale. Batte Di Stefano. Adesso l'Atletico deve accelerare i tempi per cercare di recuperare questa gara. Randis, non c'è fallo su lui,
si gioca. Vedete quanti uomini ci sono a difesa dell'area di rigore dei padroni di casa. L'Atletico trova davvero pochi spazi nella manovra offensiva. Si muove bene adesso Cirignotta. Sono addirittura due giocatori che vanno su di lui e che commettono fallo. Non era Cirignotta, era Scudera. Davvero l'anima di questa squadra. E lui il Deus Ex Machina della Macchietella Gela, che sta portando un risultato davvero isperato in porto. Sono due gli uomini dell'Atletico Catania su Scudera, che protegge bene il pallone. Ancora palla in quella zona di campo che consente ai giocatori del Macchietella di occultare il pallone e perdere qualche secondo prezioso. È chiaro che adesso i giocatori del Macchietella faranno di tutto per allungare i tempi morti e fare in modo che la palla possa restare quanto più tempo possibile lontana dalla porta di Incardona. Il Macchietella guadagna un calcio d'angolo? No, secondo l'arbitro l'ultimo a toccare è stato lo stesso Scudera, per cui ci sarà questo rinvio dal fondo e Tabaccio si è presto a battere. Deve essere stato munito anche il numero 7 Faraci. Sì, sta segnando sul taccuino il nome del giocatore, del centrocampista gelese. Colpo di testa di Casabona. Poi minuto la scarica per la marca. La marca cerca Randis, che non controlla il pallone e permette alla difesa di casa di alleggerire con Incardona, che rilancia lungo. Il pallone esce tra i piedi di Stefano. Di Stefano per Ventura. Attenzione D'Urso, ma viene arginata dal difensore di casa, dal Zuppardo. La manovra di Andrea D'Urso, anche lui sicuramente non nella migliore giornata. Addirittura D'Urso commette pure fallo, quindi ci sarà calcio di punizione per un Atletico Catania che sta subendo un passivo che rispecchia un po' anche l'andamento della gara, perché per quanto l'Atletico abbia avuto delle ottime occasioni, anche il Macchietella ha avuto la possibilità di sbloccare la partita e lo ha fatto. Macchietella forse più nel primo tempo rispetto all'Atletico, che in entrambe le frazioni di gioco ha avuto la possibilità di sbloccare il gioco. Adesso l'arbitro davvero pignolo, davvero sta salendo in cattedra il signor Mirabella di Cirale con una serie di valutazioni errate. C'è la macchia di quell'azione su Ventura che poteva scaturire un calcio di rigore. Randis addomestica il pallone di petto, poi tre su di lui, non c'è fallo secondo l'arbitro, e qui adesso siamo veramente, adesso stiamo esagerando, perché questo era sicuramente un calcio di punizione. Sta perdendo un po' la gestione della partita Mirabella dalle mani. Ora che la partita entra nella fase calda, fin qui è riuscito a dominarla attraverso lo spezzatino. Adesso invece, quando i toni si alzano, l'arbitro dimostra di essere inadeguato. Intanto ancora Scudera, veramente col diavolo in corpo. Attenzione, fa fallo e mette anche le mani addosso, sempre vivo. Attenzione perché Scudera è già ammonito. Vediamo l'arbitro cosa fa. Dovrebbe sanzionare con almeno un cartellino giallo, perché questo è un fallo di reazione brutto che fa Scudera sul sempre vivo. L'arbitro ammonisce invece Casabona, era Casabona l'autore del fallo, lo ammonisce, e questo forse meritava qualcosa di più. Cinici è il destinatario del cartellino giallo, mette addirittura le mani addosso a sempre vivo, lo spintona, poteva essere anche espulsione, è andata bene con questo cartellino giallo. Ci sarà calcio di punizione per l'Atletico Catania, che sempre vivo si appresta a battere. Si stanno riscaldando un po' i minuti finali di questa gara. Vediamo di l'arbitro adesso ha qualcosa da ridire nei confronti della panchina atletista. Chiaro che l'Atletico non ci sta a perdere e il Macchietella vuole fare di tutto per conservare questo risultato. È chiaro che dal punto di vista
emotivo, la partita adesso sta salendo di tono. C'è Concialdi che addomestica il pallone, mette a terra, ma vedete su Concialdi c'è sempre una fitta marcatura, sono 4, il cross di Concialdi, allontana la difesa, il tiro di Pistone, un missile di Damiano Pistone che lambisce il palo, fosse stato una ventina di centimetri più sotto staremmo qui a parlare di un euro gol di Damiano Pistone, che è sfortunato nelle ultime settimane, ha cercato in più di una volta di inquadrare la porta con questo gran tiro di cui è diciamo rappresentante, perché possiede questa botta dalla distanza ma non riesce ad inquadrare la porta Damiano Pistone, questa grande occasione dell'Atletico Catania. E intanto sta per entrare Paraci e Andrea, ci sono due coppie di fratelli, Paraci e Cirignotta. Vediamo chi gli farà spazio. Chiaramente i giocatori del Macchitella fanno di tutto per allungare i tempi di questa sostituzione. Probabilmente non esce nessuno. Vuol dire che il Macchitella giocherà in 12. Vabbè, questo è davvero un teatrino che il capitano Cinici si poteva risparmiare. Fare finta di non vedere che sia stato chiamato per essere sostituito. Vabbè, sono mezzi, strumenti che le squadre di basso livello tecnico che si trovano in vantaggio nei confronti di quelle che invece sono per vocazione più forti, sono strumenti che mettono in campo, perché in qualche modo bisogna annullare il gap tecnico e il Macchitella lo fa attraverso questi giochetti vecchi quanto il mondo, ma efficaci evidentemente, perché se il Macchitella è in vantaggio un motivo ci sarà. Attenzione a Minutola che di tacco allunga involontariamente la giocata del Macchitella. Adesso c'è addirittura un colpo di tacco di Scudera che affronta Pistone, che poi lo chiude in calcio d'angolo. Buona questa triangolazione tra Scudera e Paraci Andrea, ne è entrato, che ottiene un calcio d'angolo per il Macchitella, che inaspettatamente si trova in vantaggio contro un Atletico che sì, ha avuto anche le possibilità di annullare questo vantaggio, ma non è il solito Atletico che eravamo abituati a vedere nelle ultime settimane. Questo calcio d'angolo, il giocatore del Macchitella lo vogliono giocare corto per cercare di tenere la palla lì il più possibile, fare scorrere il cronometro che diventa impetuoso adesso per l'Atletico. Minutola cerca di rubare il pallone all'avversario, lo colpisce forse involontariamente, addirittura c'è il cartellino rosso per Minutola, e questo è davvero esagerato, perché non credo che Minutola abbia fatto chissà quale fallo. Adesso Scudera sì, addirittura si sdraia come se avesse subito il peggiore dei calci, non è stato nemmeno toccato. Mirabella ha perso il controllo della gara, l'arbitro 10 Reale, purtroppo per lui dimostra di essere inadeguato ad una partita che si è mantenuta sempre sui livelli della correttezza, e lui ha fatto di tutto invece per spezzettarla e per sancire delle decisioni alquanto dubbie come questa. Si è prima sorvolato sul fallo di Casabona sanzionandolo solo con la munizione, un giocatore che ha messo le mani in faccia come reazione. Adesso manda fuori Minutola e l'Atletico Catania giocherà la parte finale di questa gara addirittura in inferiorità numerica, perché il signor Mirabella ha deciso così. Quindi c'è calcio di punizione per il Macchitella, che ancora una volta tiene la palla lì. Esce fuori ancora Scudera, poi Pistone che allontana definitivamente il pallone e ottiene il calcio il rinvio dal fondo. Adesso deve stringere i tempi l'Atletico Catania, si trova sotto per 1-0 e in 10 uomini, quindi davvero difficile la operazione che gli uomini di Damiano Prodotto dovranno compiere. Di Stefano mette il pallone a terra, cerca di servire la punta, trova invece un muro di 4 giocatori nel Macchitella che come vedete fa di tutto per, attenzione al giocata di Randis che subisce anche lui l'ammunizione, questo fallo da dietro. Giovanni Macchitella che ci sta credendo adesso fino alla fine, gioca con una grande intensità, sono tutti dietro la linea della palla, tutti a fare gruppo, tutti ad aiutarsi l'uno con l'altro, giocano in 3-4 su ogni azione e poi perdono un'infinità di tempo
come in questo caso l'arbitro dovrebbe accelerare la ripresa del gioco, invece non è così. Sempre vivo di testa, la palla finisce tra le braccia di Tabascio, che rimette subito il pallone in gioco, va alla ricerca di Randis, il pallone però è troppo lungo, finisce fuori. C'è anche tanta imprecisione dovuta alla voglia di pareggiare. Sicuramente l'Atletico non si aspettava di essere a questo minutaggio della gara sotto di un gol e anche in 10 uomini. Di Stefano commette fallo e il Macchitelli beneficia di un calcio di punizione che, oltre al fatto stesso che riprenderà il gioco, ma gli consente di perdere sempre quei 30 secondi di tempo. Di fatto non si sta giocando più già da qualche minuto, perché la partita viene sempre involontariamente spezzettata. Di Stefano, D'Urso non riesce a spezzare la palla di testa. Come detto, sono sempre tre giocatori nella zona della palla. Casabona viene fermato da Pistone, poi esce da Bascio e prende il pallone. Lungo il lancio, il portiere dell'Atletico cerca Concialdi, non lo trova. Trova un difensore avversario, poi c'è Randis che viene messo a terra. E questa volta c'è calcio di punizione. Adesso c'è un altro giocatore che è morto lì a terra. Che sono Crampi. E adesso il corollario di strumenti, il manuale delle perdite di tempo, è arrivato alla pagina successiva, quindi c'è la nuova tecnica. La pagina, la lezione è quella dei crampi. Devono essere dei crampi importanti, perché il giocatore rimane a terra, addirittura necessita dell'intervento dei sanitari. Potrebbe essere accompagnato anche fuori dal rettangolo di gioco. Il giocatore Macchitella gela, che è improvvisamente colpito da attacco di crampo inaspettato, è a terra da circa un minuto e il cronometro scorre inesorabile per l'Atletico Catania, che è incappato davvero in una domenica infelice e che lo vede sotto di... Oh, finalmente viene messo fuori anche con la complicità di Piero Concialdi, non il massimo dal punto di vista fisico, per cercare di sostenere un giocatore che siamo sicuri che da qui a poco sarà già in campo. Vabbè, questo è il calcio di promozione, questi sono gli strumenti che le squadre mettono in campo. Pallone di Concialdi, viene rimesso in mezzo, il colpo di testa allontanato da un difensore della Macchitella, che ribatte. Ci sarà fallo laterale per l'Atletico Catania. Concialdi lascia la battuta a San Filippo, che perde forse qualche minuto di tempo, in qualche secondo di tempo più. Poi c'è Concialdi, sempre due contro due, il cross di Concialdi, Randis, attenzione, in cardona ancora una volta il portiere di casa è attento, questa volta buona l'azione e la manovra offensiva dell'Atletico Catania con il traversone di Concialdi, il colpo di testa di Alessandro Randis, che è stato lesto a deviare in rete, però è stato bravo anche in cardona a raggomitolarsi e a acchiappare il pallone. Intanto attenzione, c'è ancora Scudera che tiene il pallone, c'è Di Stefano che lo minaccia insieme a Sempre Vivo, questa volta Sempre Vivo lo chiude in fallo laterale. Non hanno fretta di battere i giocatori di casa, ha fretta invece l'Atletico, che deve assolutamente recuperare questo risultato. Ancora Scudera, vedete anche con quale piglio quasi sprontato si accinge a tutte le volte a perdere tempo, poi spazza la difesa del Macchitella
che è una squadra che ti sta mettendo l'anima, ma che non ha grandi doti tecniche. Di Stefano cerca D'Urso, ci sarà ancora rimessa laterale, adesso il forcing dell'Atletico Catania che ha a disposizione ancora pochi minuti per cercare di recuperare questo passivo. Stefano cerca Randis, vediamo cosa fa Randis al limite dell'area, si gira Randis, sono quattro gli uomini su di lui, poi Pistone interrompe l'azione, Tumiolo alza questo campanile, improbabile per Randis, poi c'è D'Urso, D'Urso entra in aria ma ancora un difensore del Macchitella allontana il pallone, adesso il Macchitella in maniera assolutamente efficace si difende a denti stretti, chiaramente sono spariti tutti i palloni, c'è poco da fare e bisogna provare, attenzione, D'Urso ancora su di lui, tre avversari, poi c'è questo campanile, Incardona per un attimo perde il pallone, poi Randis, ma il gioco è fermo per una carica sul portiere di casa e quindi ci sarà calcio di punizione per il Macchitella Gela che sta portando in porto questa vittoria, gli garantirebbe con questi tre punti il raggiungimento di quota 18 e quindi allontanarsi ulteriormente dalle secche della classifica, dalla zona playout. Calcio di punizione, intanto il guardalini ha segnalato all'arbitro che c'è qualcuno nella panchina dell'Atletico che probabilmente ha creato qualche problema, vediamo di chi si tratta. L'arbitro si allontana con fare minaccioso, indica sventola il cartellino rosso, adesso non capiamo per chi, sicuramente non può essere per il tecnico perché al tecnico non si sanziona l'espulsione, con forse Damiano Proto viene espulso, no, è un giocatore della panchina. Un giocatore della panchina che viene espulso, vediamo adesso di chi si tratta. Non è sicuramente il tecnico, comunque è stato il guardalini a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Avrebbe potuto richiamare l'attenzione dell'arbitro nel momento in cui Casabona ha messo le mani addosso a Semprevivo. Vabbè, si riparte con il Macchitella che cerca ancora una volta di sorprendere la difesa atletista attraverso questi lanci lunghi. Tappascio rilancia il pallone, arriva già nella parte della metà campo della Macchitella, Tumiolo che quest'oggi non riusciamo a capire perché si ostina a giocare queste palle alte. Di Stefano batterà questo fallo laterale, cerca Randis, Randis ha sempre due uomini su di lui, si gira bene Randis, attenzione il tiro di Randis deviato, forse arriva fuori, forse no. No, non è calcio d'angolo, c'è però un altro giocatore del Macchitella a terra. Speriamo che l'arbitro non gli dia la possibilità di perdere ulteriore tempo. Incardona batte questo rilancio. Poi c'è ancora una volta Tumiolo che prende il pallone, ancora una volta un lancio lungo. Siamo anche stupidi di vedere questi continui lanci lunghi. Però Randis ha domestica il pallone, sono sempre quattro sul pallone. Davvero feroce la pressione dei giocatori del Macchitella Gela in fase di non possesso palla. L'Atletico ci prova adesso più che con i nervi che con l'organizzazione, con Cialdi, c'ha due uomini su di lui, ci sarà calcio d'angolo, forse questa è l'ultima occasione per l'Atletico Catania per cercare di recuperare questo passivo. Tutti dentro, adesso dentro l'area di rigore del Macchitella, parte il cross, la marca, viene allontanato il colpo di testa, poi Tumiolo, ancora pallone dentro, ci sono addirittura due palloni adesso e vabbè. Per fortuna l'arbitro non se ne è accorto e quindi non si perde tempo. Parte però Scudera, esce da Bascio che rilancia il pallone in mezzo. La marca che è rimasto nella posizione di centravanti cerca di recuperare il pallone, ma è il Macchitella che invece manovra sulla sinistra del fronte offensivo atletista e arriva adesso il triplice fischio finale. Il Macchitella ha battuto inaspettatamente l'Atletico Catania per una rete a zero grazie al gol di Scudera. Battuta da resto imprevista nel tabellino di marcia dell'Atletico Catania che esce sconfitto dal Vincenzo Presti per 1-0.